Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Siamo ancora in compagnia di Xiaomi Mi 3 per il focus sui benchmark e i giochi. Quindi andiamo ad accendere, a sbloccare il nostro Xiaomi Mi 3. Quindi subito andiamo da AnTuTu, attendiamo che si apra l'applicazione. Ok, come al solito ragazzi, io adesso faccio partire i test, poi interrompo il video e ci rivedremo a test conclusi. Quindi lancio il test. Perfetto, AnTuTu è partito. Ci vediamo tra qualche minuto, a dopo. Eccomi di nuovo qui ragazzi, i test benchmark sono terminati e andiamo a vedere che il nostro Xiaomi Mi 3 ha totalizzato ben 36.250 punti. Quindi secondo AnTuTu benchmark al momento il Mi 3 è il telefono più potente che c'è in circolazione, superiore addirittura al Note 3. Guardate che punteggio, abbiamo sforato i 36.000 punti, quindi onestamente io sapevo delle prestazioni di questo Mi 3. Ricordo che l'hardware principale di questo Mi 3 è un processore quad core da 2.3 GHz, un processore HPM, un Crite 400 con un Adreno 330 e ben 2 GB di memoria RAM. Questa è la versione da 16 GB di memoria interna, dovrebbe arrivare anche la 32, non si sa quando e se mai arriverà in Italia. Quindi andiamo a vedere il commento, il voto che ci dà AnTuTu. È amazing, quindi ogni commento ulteriore superfluo. Ribadisco, 36.250 punti. Secondo AnTuTu il Mi 3 al momento è il telefono più potente al mondo. Quindi usciamo, vi vorrei far vedere questa schermata ancora per molto tempo, ma non penso serva molto. Quindi andiamo a chiudere AnTuTu e andiamo a lanciare per la prova gaming il solito Dig Trigger. Attendiamo che si carichi, che ora non ricordo se l'avevo già alzato, no? Che controlliamo, no, i graphic details, no, medium, alti, perfetto, quindi li ho alzati davanti a voi. Andiamo a, ricordo che il display di questo Mi 3 è un 5 pollici Full HD, insomma, che dire, subito pronti via, guardate che fluidità, pazzesco, questo Mi 3 è pazzesco, lo dico chiaramente. Insomma, guardate che fluidità, guardate dove, nonostante abbia messo i dettagli al massimo, ci sia tantissimo lavoro per la RAM e il processore. Guardate che potenza, guardate che fluidità, guardate come sono reattivi i comandi di gioco. Veramente, veramente pazzesco questo Mi 3. Sapevo che la Xiaomi su questo terminale aveva fatto le leggende, appunto, in fase di lavorazione si perdevano, ma insomma effettivamente guardate che fluidità, guardate un po', insomma, incredibile, veramente un telefono dalle prestazioni pazzesche. Onestamente solamente forse il Note 3 con i suoi ben 3 giga di RAM arrivava forse a questi livelli, ma guardate che velocità, che reattività nei comandi di gioco. Era veramente tantissimo che non trovavo un terminale che mi desse queste sensazioni di gioco. Veramente complimenti alla Xiaomi, onestamente. A parte che il display è bellissimo, quindi è, penso, tra i 2-3 display più belli che abbia mai visto. Quindi insomma, se ci mettiamo tutto, guardate anche tutto, che velocità, nonostante quante avessi tanti nemici vicino. Guardate che velocità, veramente impressionante.
Bellissimo. Vediamo se riusciamo a finire il livello. Perfetto. Abbiamo finito. Finito anche questa missione bonus. Insomma, che dire. Usciamo adesso. Facciamo due conclusioni appena usciamo velocemente da D-Trigger. Usciamo. Allora, che dire ragazzi, insomma, i test parlano da soli. Punteggio benchmark pauroso, oltre 36.000 punti, quindi secondo AnTuTu lo Xiaomi attualmente è il telefono più potente al mondo. Test gaming pazzesco altrettanto, ho alzato i dettagli grafici davanti a voi, quindi non ho barato. Una fluidità di gioco, una velocità, non avete visto neanche un lag, un impuntamento, niente. Quindi insomma, devo dire che stra promosso questo Mi 3 per quanto riguarda il test gaming e i benchmark. Quindi per questo focus è tutto, un saluto da Shido per AndroidLive.it.